Thank you.
Sì, sta a cercare qua. No, ma sono d'accordo con te. Come che ti chiami?
Venite qua davanti tutti per evitare che i palloncini si pigliano sulle luci, grazie. Scusate. Sì. Avvicinatevi qua con i palloncini, grazie. E tu il megafono, hai detto dell'assessore? No. Forse della Fabrizio allora. Lo sa che lei, è Befanato da qualche parte. Numero uno. C'ha il certificato. Sulla chat si scrive a ti fa la Befana, vabbè, la farò io. Pensavo che scherzassi. Fidati! Non è facile questa situazione generale. Aspetta, arriva. Il luogo che il bambino piange se non era più uscito. Ma non è solo che la metto da parte, non è il problema. Perciò adesso lo vediamo. Grazie. Perciò stiamo pensando alla bandierina. Però per esempio non è stato scusate, chiediamo la fatica di avvicinarsi da quella parte, ma non ci rimangono le passate da quella parte di per eliminare le luci, ma non ci rimangono. Vi preghiamo di venire verso il palazzo qua perché c'è il rischio che i palloncini si vadano sui fili. Entrate ancora. Venite verso il Duomo. Invitiamo la protezione civile, i carabinieri, di far spostare la gente verso il Duomo e di concentrare i palloncini. Sta ancora arrivando la gente. Venite su verso il Duomo. I palloncini vanno lanciati quassù in alto verso il Duomo.
giorni che mi fa. Invitiamo il portatore di palloncini di spostarsi da quella parte lì. Allora, un momento, siccome abbiamo il megafono, un momento di attenzione, prego, silenzio, perché altrimenti non si sente. Ci siamo? Un momento di attenzione, silenzio per favore. Grazie, grazie. Siete in tantissimi, grazie. Diamo la parola al coordinatore della consulta della pace, Mustafa Drissi. Buongiorno, colgo l'occasione per augurare a tutti una bella festa. Ieri sera abbiamo avuto una bella notizia, speriamo di avere l'occasione anche di sfruttarla. C'è stato il fuoco a livello del coordinato da Putin in Ucraina. Speriamo che sia una cosa continua, che sia una cosa anche prolifica per tutti. Anche quest'anno la consulta per la pace sta festeggiando la giornata della pace come il frutto di un rilascio dei palloncini. Purtroppo per motivi ecologici abbiamo un po' ridotto i numeri, ci dispiace per le scuole, per i ragazzi, sarebbe stato molto più bello avere il massimo dei palloncini possibile. Vi auguriamo una bella festa, grazie per essere presenti con noi e passo la parola al sindaco. Buongiorno a tutti e a tutte, mi trovo in una condizione un po' particolare per me, mi sembra di essere tornato alla campagna elettorale con il megafono e questa è solamente l'occasione per innanzitutto per farci gli auguri di buon anno e poi anche per festeggiare una giornata molto importante. Oggi si chiudono le festività natalizie, il 6 di gennaio, e noi celebriamo la giornata della pace perché il Natale è un momento, un tempo, uno spazio nella nostra città nel quale la solidarietà e la pace sono i valori che in qualche modo meglio rappresentano e che meglio dovrebbero rappresentare anche la nostra comunità cittadina. E vi confesso che vedervi così tanti oggi in questa piazza è veramente una cosa bellissima, alla quale vi ringrazio di cuore e direi di farvi un applauso collettivo perché è una cosa davvero... Bravo! Oltre a questo, il pensiero, il primo e il più grande, va ovviamente a tutti i bambini e a tutte le bambine che sono qui perché loro sono i nostri ambasciatori di pace e quindi è importante che si sentano protagonisti della vita della nostra città. Noi abbiamo con loro intrecciato un rapporto che dura da qualche mese, io mi reco tutti i mesi a trovarli a scuola e abbiamo occasione di raccontarci i nostri mondi, il mondo di chi amministra la città e il mondo di chi vive la nostra città, chi vive quell'età e chi vive spazi importanti come le nostre scuole. E sono momenti nei quali la città cresce, cresco io come persona e come sindaco e spero che possano crescere anche i bambini avendo a disposizione l'esperienza di chi amministra la città. Non voglio farla lunga ulteriormente perché siamo tanti e procederemo al lancio dei palloncini. Volevo solo dire questo, la pace si costruisce in momenti di pace come questo. Questa giornata aiuta a costruire la pace da questa città perché all'interno di questa manifestazione ci sono tante energie che si sono collegate tra di loro e voglio ringraziare ovviamente la consulta per la pace, la banda cittadina, le scuole di ginnastica ritma, la SD Fantasy, la Libertas, la WISP, che hanno messo a disposizione le loro energie e le loro forze per aiutarci a costruire un momento di pace, perché Jesi era, è e resterà sempre una città di pace e per la pace. Grazie. Bravo!
Bambini, siete pronti? Sì! Sapete contare da 10 a 0? Allora, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, via! Viva la pace! Ciao amore!
Thank you.